quante sottospecie di vipera aspis sono presenti in Italia? Ebbene ragazzi, sono ben 3, forse 2, ma lo scopriremo a breve. Ciao a tutti ragazzi, come sempre bentornati su Reptile Nation. Io, come sempre, sono Giorgio e oggi andiamo alla scoperta delle 3 sottospecie di vipera presenti in Italia, vipera aspis, scusate. Ovviamente anche qui ci sarà da discutere perché fondamentalmente una di queste 3 sottospecie di vipera non è più attualmente riconosciuta, o meglio, non tutti gli autori la riconoscono ancora come sottospecie di vipera aspis. Con sentimenti molto contrastanti, io sono alla ricerca, come sempre, di serpenti che spero di non trovare, visto il periodo dell'anno, perché, come sapete, è ancora troppo presto e c'è il rischio che, sì, ora fa caldo, ma magari a febbraio arriva la gelata che rischierà sistematicamente di causare gravi danni, quindi spero di non trovare niente, anche se sembra che qui la situazione sia molto molto più sveglia di quello che pensavo. Innanzitutto, per parlare dell'argomento di oggi, ci avvarremo della collaborazione di Serpenti del Ticino, ragazzi, quindi se non seguite questa pagina e questo canale sbrigatevi a farlo, perché si tratta assolutamente di veri esperti. Io spesso chiedo consigli a loro, specialmente al nostro amico Greg, che ci ha fornito gentilmente dei video e degli spezzoni con delle foto di alcune vipere che purtroppo io per il momento non posso e non sono in grado di mostrarvi. Se siete amanti di serpenti, soprattutto, non potete far mancare nella vostra collezione questo qui, ragazzi, vipere italiane, a cui il nostro amico Greg ha contribuito insieme a Mauro Grano e Cristina Cattaneo. Un libro, ragazzi, che vi assicuro è assolutamente dettagliato, descrive tutte le particolarità delle nostre vipere, quindi se siete interessati a saperne di più sulle vipere non potete assolutamente perdervelo. Ovviamente teniamo il meglio per ultimo, e senza il nostro amico Greg sicuramente non sarei riuscito a mostrarvi l'ultimo esemplare, quindi mi raccomando ragazzi, restate fino alla fine. Ed ora veniamo alle 3 sottospecie di vipera aspis presenti sul nostro territorio e partiamo dal basso, partiamo dal meridione, con la prima sottospecie di vipera aspis, ovvero la vipera aspis iugi. Ragazzi, passatemi il termine, io la pronuncia di questa animale non riesco proprio a mandarla giù. Questa vipera è presente nel sud Italia, in tutto il meridione, passiamo dalla Puglia, la Basilicata, la Sicilia e la Campania. Ovviamente, per come tutte le vipere presenti sul territorio nostrano, le caratteristiche sono praticamente le stesse, ovvero pupilla ellittica, ad indicare appunto il serpente velenoso. Ragazzi, parliamo solo dell'Italia e ci sono sempre le eccezioni, quindi non cominciate a sindacare. Testa ben distinta dal corpo, a forma triangolare, squame piccole sulla testa, non sempre, alcune specie ad esempio ne hanno 2 leggermente più grandi, ma parleremo anche di questo. Corpo tozzo e coda che finisce quasi mozzata, maschi solitamente più slanciati delle femmine. Il motivo dorsale che la caratterizza è questa linea sul dorso, a volte ondulata, a volte interrotta. È un esemplare molto bello, raggiunge anche 94 cm di lunghezza, anche se la misura media si attesta come sempre intorno ai 60-65 cm. Mentre il veleno presenta alcune caratteristiche neurotossiche ed emotossiche, assolutamente efficace per i piccoli mammiferi di cui si nutre. L'alimentazione è pressoché la medesima delle altre vipere, quindi parliamo di piccoli mammiferi, piccoli sauri, a volte anche invertebrati. La cosa bella di questa vipera, dovete sapere, è che sembra abbia sviluppato un istinto predatorio verso i flussi migratori di uccelli che attraversano il paese. Quindi cosa fa? Fa una cosa molto insolita rispetto ad altre vipere, perché come vi ho spiegato più volte le vipere sono abbastanza goffe, difficilmente tendono ad arrampicarsi, a meno che non si tratta di giovani esemplari in cerca di termoregolarsi magari all'interno del bosco, quindi sfruttando qualche spot di luce. Ebbene ragazzi, dovete sapere che questa vipera è in grado di arrampicarsi su piccoli arbusti per predare appunto questi uccelli durante il flusso migratorio. E neanche a dirlo, forse è una delle vipere più belle presente sul territorio italiano. Ovviamente farò di tutto per poter viaggiare e così farvela vedere dal vivo, se riuscirò in futuro. Spero magari già quest'estate, ragazzi. Ed ora che mi sto addentrando nel suo areale specifico, ragazzi, qui in zona dove esattamente vi ho mostrato più volte vari esemplari, parleremo della vipera aspis franciscireti.
La vipera Aspis franciscireti, che deve il suo nome appunto all'omonimo scopritore, biologo e naturalista Francesco Reti, è presente per lo più nel centro e nel nord Italia. Se ricordate bene, nel canale ve ne ho mostrata una in un video che ha dello spettacolare, ragazzi, di un rosso acceso, un colore bellissimo, e l'ho trovata esattamente qui. Quindi adesso quello che farò sarà semplicemente camminare con la GoPro girata nel senso opposto e vediamo se magari riesco a documentarvela in diretta, cosa che vorrei evitare in realtà. Speriamo stiano ancora a ninna. La possiamo riconoscere per di più per il colore rossiccio arancione, ragazzi, è un vero spettacolo, ma non sempre si presenta così, questo carattere può essere più o meno evidente. La possiamo riconoscere anche per le squame sublabiali, leggermente, solitamente bianche, leggermente sporgenti. Ora qui sembra non ci sia nulla. Se ricordate bene, in un altro video esattamente in questo punto vi ho mostrato anche un piccolino intento a termoregolarsi, esattamente qui, me lo ricordo a memoria come fosse ieri. È sicuramente una delle vipere più avvistate sul territorio italiano, proprio a causa della vastità del suo habitat e dei suoi areali. Non è difficile trovarla ad esempio a basse altitudini, perché ragazzi dovete sapere che le vipere non stanno esclusivamente in montagna come siete convinti e spesso mi scrivete, ma le potete trovare tranquillamente anche a livello del mare. Quindi in ultima posizione e non certo per bellezza abbiamo la vipera Aspis atra. Ebbene sì, praticamente non si sa, o meglio si sa, che questa vipera non sia distinta attualmente a livello tassonomico come sottospecie di vipera aspis, ma semplicemente faccia parte della forma nominale. Tuttavia è palese che nonostante questo animale condivida tratti genetici, la sua forma, il suo colore e le sue abitudini siano totalmente diverse da quelle della vipera aspis, e soprattutto pare sia delimitata a piccoli habitat, piccoli areali che vanno dalla Francia fino alla Svizzera, fino nel settentrione dell'Italia, ragazzi, praticamente tutte le Alpi. È per questo che viene chiamata vipera delle Alpi. Le variabili sulla livrea di questo animale sono essenzialmente infinite, ovvero può riprodurre sia la comune vipera aspis fino ad avere delle barre scure che formano una linea ondulata sul dorso. I colori sono veramente immensi e spesso è possibile vederla in vesti melaniche. Ovviamente ringrazio il mio amico Greg Serpenti del Ticino per averci offerto tutto questo materiale. Ragazzi, quindi mi raccomando, iscrivetevi anche al loro canale e andate a dargli un'occhiata, ragazzi, ne vale sicuramente la pena. Anche se non riconosciuta come sottospecie di vipera aspis, ragazzi, bisogna ammettere che è veramente bella. Io spero che questo video, come sempre, vi sia piaciuto. Ovviamente abbiamo preso la palla al balzo per parlare di vipere di montagna, ovvero vipere delle Alpi, perché a quanto pare c'è l'errata credenza in molte persone che la vipera sia un animale che frequenta esclusivamente la montagna, ma non è così. Quindi, come sempre, io rinnovo i saluti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete tutte le cosette che dovete fare in modo che io possa viaggiare e così da mostrarvi questi animali dal vivo. E noi ci vediamo alla prossima, ragazzi.